Giancarlo Giorgetti! Hanno detto che questa è la puntina dei record, pensando magari che ci fermiamo qui, ma devono sapere che i record sono fatti per essere battuti e quindi torneremo qui l'anno prossimo con gli avvenire ancora più forti. La Lega come non è finita in Lombardia a Roberto Calderoli il compito di presentare un'altra tappa del percorso di liberazione. Popolo di Pattina! Abbiamo con noi un ospite. Siamo andati e abbiamo evangelizzato veramente tutti. Questo è Guido Podestà, candidato PDL padano. Guardate. Guido Podestà è il simbolo della battaglia che dobbiamo fare ai ballottaggi. L'abbiamo su Milano, l'abbiamo su tre importanti province del Veneto e in tanti altri comuni. E noi quei ballottaggi dobbiamo vincerli tutti! C'è stato l'impegno di Umberto Bossi con la PDL, con Berlusconi, di supportare i candidati, e altrettanto c'è stato l'impegno di non supportare il referendum. Al referendum, quel referendum è fatto per far sparire la Lega e far nascere solo due partiti, e questa non è democrazia. Quindi il giorno del referendum non si va a votare. Vanno a votare, ci devono andare tutti, fino all'ultimo militante, solo quelli che sono al ballottaggio. Quando arrivano al seggio si iscrivono per le elezioni amministrative e non si fanno registrare sull'elenco del referendum e si dichiara che non si partecipa al voto. Molta attenzione, perché cercheranno di dare una mano a questo quorum. Quel quorum non deve assolutamente passare, perché ne è in gioco la democrazia stessa, nostra e del Paese. E quindi, convinti, sosterremo il ballottaggio di Milano, così come tu. Stato di Pontina, Pier Guido Baralli! Troppo buoni, troppo esagerati. Allora, avevo in mente tante cose da dire, poi salgo qua sopra, vedo tutta questa gente, mi viene il magone e non riesco a pensare ad altro che a ringraziarvi per la vostra presenza con questo sole oggi, a ringraziarvi a nome di tutti i sindaci. Belotti non ha ancora finito di nominarli tutti i sindaci che grazie a voi possono da oggi, da ieri, guidare tantissime nostre città padane. Lo faranno, e qui mi impegno a nome di loro, lo faranno con l'onestà, con la caparbietà, con la competenza che ha contraddistinto il lavoro di tanti sindaci in questi anni, di tanti sindaci, di tanti parlamentari, di tanti ministri che con il loro esempio ci hanno dato l'ispirazione per fare delle nostre città dei gioielli, dei punti di riferimento. E questa idea di città padane si sta allargando anche al resto d'Italia. Abbiamo sentito in Emilia, nelle Marche, in tantissime altre zone ormai la Lega sta dilagando. Volevo dare conferma a Podestà che l'interesse della Lega affinché Milano diventi provincia non più di sinistra c'è, il nostro impegno ci sarà, l'abbiamo sempre messo dappertutto, l'abbiamo sempre confermato in tutte le nostre manifestazioni. Noi ci siamo sempre quando c'è da combattere, quando c'è da difendere i nostri ideali. Ci sono quasi sempre anche loro, questa volta hanno promesso di esserci fino in fondo. Sono sicuro che questa volta ce la faremo e allargheremo la Padania il più a lungo possibile. Dovremo andare a conquistare non solo il Piemonte, la Lombardia e il Veneto. Non ci aspetteranno solamente queste tre regioni, ci stanno aspettando anche altre regioni.
e col tempo noi andremo a rivendicare anche queste. Grazie ancora di essere arrivati fino qua, di essere qui a ascoltare tutti noi. Buona Padania a tutti, viva Bossi, un bacio! Popolo di Pontida, è doveroso il saluto e un applauso caloroso al nostro sindaco Pier Guido Vanalli. Popolo di Pontida, siamo qui per la 25esima volta, siamo qui dopo aver raggiunto un risultato storico, il migliore di tutti i tempi. Siamo qui dopo aver eletto tantissimi amministratori locali, perché già è questa la differenza. Non solo abbiamo raggiunto uno straordinario risultato politico alle elezioni europee, ma abbiamo eletto centinaia di sindaci. Abbiamo oggi 11 presidenti di provincia, abbiamo migliaia di consiglieri comunali e di consiglieri provinciali, e cioè abbiamo una classe dirigente sul territorio che fa la differenza, una classe dirigente che governerà, una classe dirigente che ci farà essere a casa nostra finalmente più padroni. Non delegheremo più agli altri il governo, ma al nord governeremo noi. E questo è successo perché? Perché Umberto Bossi ci ha guidato, perché Umberto Bossi ci ha insegnato a radicarci sul territorio, non a stare nel palazzo, ma a stare in mezzo alla gente, tutto l'anno, non solo in campagna elettorale, ad aprire le sezioni, a fare i banchetti. Noi siamo presenti in tutti i comuni, anche i comuni più piccoli dove gli altri non arrivano, c'è la Lega, c'è una sede della Lega, ci sono i militanti della Lega. Questo è il grande successo di queste elezioni, già, perché i nostri fanno la differenza, i nostri vengono visti per quello che sono, e cioè per persone credibili, che sanno fare, che mantengono gli impegni, che si presentano tutti i giorni a testa alta. E la Lega è grande anche grazie ai nostri sindaci e ai nostri amministratori locali. E poi noi abbiamo tanti giovani che abbiamo fatto crescere. E quando un movimento ha tanti giovani, un movimento ha un grande futuro. Quando tanti ragazzi a 15, a 16, a 18 anni si iscrivono alla Lega, non lo fanno perché vogliono il posto, la raccomandazione, lo fanno perché ci credono, perché credono nei nostri ideali, nei nostri valori, perché sognano con Bossi un futuro migliore. Questa è la Lega. Allora, che cosa faremo? Faremo quello che abbiamo sempre fatto, e cioè manterremo la parola data. Noi non ci vogliamo fermare qui, ma vogliamo andare avanti, vogliamo governare bene sul territorio, vogliamo continuare a governare bene a Roma. E in un anno abbiamo fatto il federalismo fiscale, che è la via d'uscita e che va attuato rapidamente, perché il federalismo fiscale è la risposta ai nostri territori e la risposta alle nostre aziende. Quando si sente dire che le nostre aziende fanno fatica ad essere competitive, nonostante la straordinaria capacità